Oggi, ragazzi, finalmente vi mostro la mia collezione di sneakers privata. Ma prima, come al solito, sigla! Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone! Bentornati su YouTube. Innanzitutto mi scuso già per la location, ma soprattutto per la luce in questa location. Da una parte sono illuminato, dall'altra sono nell'oscurità. Scusate, ma ho anche sistemato la telecamera in modo precario per registrare questo video in camera mia, dove poi appunto vi mostrerò tutte le mie sneaker. Oggi va così e non perdiamoci in chiacchiere perché è parecchio lunga. Spero di fare un video breve, ma comunque ci sono un po' di scarpe da far vedere, ma soprattutto da raccontare qualcosa su queste sneaker. Cercherò di seguire un ordine più o meno cronologico nel tempo in cui le ho acquistate, però poi ci sono anche pezzi un po' più rari, un po' più particolari che vorrei far vedere alla fine. Partiamo con la prima sneaker della mia collezione, la prima sneaker che ho avuto in collezione. In realtà questa sneaker non ce l'ho più, però vi faccio vedere quella con cui l'ho sostituita. La prima sneaker è questa qui, si chiama Jordan 1 High, A Star Is Born, Sport Illustrated. Comunque è una scarpa particolare perché ha una storia particolare, sarebbe una scarpa dedicata a una copertina, la mettiamo qui, la copertina Sport Illustrated di un magazine di basket che quando Michael Jordan debuttò in NBA appunto fece questa copertina, e questa sneaker si ispira a quel magazine e a quella copertina famosissima con appunto i colori della sneaker della copertina. È bagattata perché, cioè, la suola è praticamente ingiallita, era bianca, non è così di fabbrica, era bianca, invece si vede proprio che è ingiallita. In più ci sono un botto di pieghe, l'ho utilizzata veramente in qualsiasi occasione, distrutta, disintegrata, perché è una delle scarpe, secondo me, che nel tempo si è tenuta meglio per quanto l'ho usata. Cioè, veramente, veramente sfasciata. Adesso non la uso quasi più, anche perché, cioè, guardate la suola, ragazzi. Le sneaker vanno usate. Quando le comprate nella vostra collezione, usatele senza preoccuparvi. Oddio, stateci magari attenti se ci tenete, come me, perché questa comunque è una sneaker che ha più di 6 anni, però, come vedete, non è disintegrata, sporca, distrutta, è solamente un po' invecchiata. Invecchiata molto bene. La seconda scarpa è sempre una Jordan 1 High. Questa è la Cool Purple, con i lacci crema che non sono inseriti nella scarpa. Questa scarpa, se non erro, ha i lacci bianchi e i lacci viola inseriti all'interno della scatola. Io li ho cambiati con questi crema perché ci stava molto bene, e questi crema li avevo comprati a parte, mi piaceva l'effetto e quindi eccola qua. Anche questa, devo dire, invecchiata bene perché Jacopo De Carli ci ha messo le sue manine sopra, perché questa qui aveva un buco, un po' si vede che aveva un buco, perché a forza di utilizzarla, si era venuto a creare un piccolo buco, e quindi qui l'ho mandata al nostro amico Jacopo De Carli, che me l'ha sistemata e me l'ha fatta tornare come nuova. Poi mi ha detto: guarda, Bat, non usarla tanto perché questa sneaker ormai l'hai consumata e distrutta, quindi da quel momento lì ho iniziato ad utilizzarlo un po' meno, anche perché qui l'usura si vede bene, anche su questa, come potete vedere, si vede molto l'usura, e quindi anche questa adesso fa parte della mia collezione più a livello di vetrina, cioè più a livello, non tanto proprio a livello di utilizzo in questo periodo. Passiamo avanti e io direi di andare sulle Dunk, perché dopo il periodo Jordan 1 c'è stato il periodo Dunk. La prima Dunk Low che ho comprato è stata questa qua. Questa qui è la Dunk Low Syracuse. Questa sneaker, devo dire, l'ho cercata parecchio, soprattutto io sono stato un pollo, perché questa qui è uscita, ovviamente io non me la sono filata di striscio, e dopo qualche anno ho deciso di comprarmela. L'ho presa a inizio 2020 o fine 2021, non mi ricordo assolutamente, raga, però mi ricordo che è la prima Dunk che ho preso. Mi piaceva un sacco il colore così bianco e arancione,
E quindi questa qui la sono andata a comprare a Bologna, mi ricordo, usata, perché la volevo talmente tanto, non la trovavo da nessuna parte nuova e l'ho comprata usata. Però non era usata tanto, dopo io l'ho usata e poi dopo è diventata così usata. Infatti ci sono, come potete vedere, i buchi nella fodera interna. Anch'essa è stata mandata a Jacopo De Carli, perché sennò non era in queste condizioni, ma era disintegrata. Grazie Jacopo. E nulla, anche questa la utilizzo, questa devo dire che qualche volta la utilizzo, ultimamente ce la sto utilizzando, però anche questa ha ricevuto ecco un po' di camminate ce le ho fatte con questa qui. Dopo questa, dove mi sono spostato? Dopo questa mi sono spostato sulle Sakai, che devo dire a me piacciono veramente tanto come sneaker. Ve la prendo, è qua su in alto. Questa, raga, è la Sakai in collaborazione con Nike, in collaborazione con Fragment, quindi una triplice collaborazione tra tre brand. Devo dire che ho copiato il centralino, nel senso che lui aveva comprato una Sakai LD Waffle tutta colorata, Green Gusto si chiama la sua, poi ve la farà vedere nel video dove farà vedere la sua collezione. Io ho detto belle ste Sakai, cioè lo sapevo che erano belle, lui l'aveva presa prima, io non potevo prenderla uguale alla sua perché lo sapete le nostre regole quali sono, e quindi appena sono uscite queste ho deciso di prenderle subito, cioè ho detto la devo prendere, deve essere mia. È uscita questa qui, è la versione blu scura, mi piaceva ovviamente molto di più quella grigia e quindi l'ho comprata subito, l'ho pagata 300 euro mi sembra, perché all'inizio RSL era poco, adesso invece sta a delle cifre un pelo più altine, secondo me sui 400 forse 500 euro su alcune taglie. Molto bella, ma soprattutto comoda, raga, questa è comodissima, cioè forse una delle sneaker più comode della mia collezione. L'ho usata anch'essa veramente tanto, infatti questi erano i tacchetti che ormai non ci sono più. Devo dire un bel acquisto per variare anche alla collezione, perché raga, se no sempre Jordan 1, Dunk, Jordan 4, e invece queste secondo me sono belle alternative a delle scarpe comuni che vedete in giro a tutti. Allora, adesso facciamo una piccola parentesi di regalo, una piccola parentesi regalo che mi ha fatto il centralino. Eccola qua, questa è una Air Force che mi ha regalato il centralino. Me l'ha regalata quando ancora non avevamo aperto il negozio, e per il compleanno me l'ha regalata. Devo dire, gran regalo, grazie centralino. Parliamo quindi di questa sneaker. Allora, è una Air Force One, e qui si è visto, l'hanno visto tutti, bianca, custom. Custom perché ci sono tutti i disegni. Disegni di cosa? Beh, del nostro sicuramente negozio. Questo qui era il logo vecchio. Questo era il logo vecchio RZC con tutto lo sfondo di New York. È il primo logo del nostro negozio che adesso abbiamo cambiato. E qui ci sono tipo le emoji con la, diciamo, la faccina. Questa dovrebbe essere una faccina con le mani, con le forchette come in tavola, qui un dragone. Erano le emoji che utilizzavamo sul nostro canale Discord dove compravamo le scarpe, ed erano tutte le emoji personalizzate. Questa sneaker non l'ho mai utilizzata perché innanzitutto non sono un amante dell'Air Force One, e il centralino perché mi ha regalato l'Air Force One? Perché lui voleva farlo su delle Dunk, questo lavoro, però ha detto che non è riuscito a trovare la Dunk su cui farlo e quindi poi l'ha fatto su un Air Force One. Non l'ho comunque mai utilizzata perché non la voglio rovinare, cioè mi voglio tenere questo bel ricordo e senza rovinarla, anche perché l'Air Force One, lo sappiamo tutti, una volta che la indossi da bianca diventa nera, e quindi voglio ritenermi questo ricordo bello limpido, bello così, tutto figo, senza rovinarla. Andiamo avanti con un'altra Dunk. Questa devo dire che rimpiango un po' ad averla comprata. Rimpiango perché io volevo la Dunk Low Kentucky da abbinare alla Syracuse. Kentucky e Syracuse erano due Dunk uscite sempre nello stesso giorno. Ecco, quando ho deciso di comprarmi questa Dunk, la Dunk Low Kentucky stava a delle cifre di resell parecchio importanti, e si parla di 600-700 euro.
perché era introvabile, era uscita nel 2020 e io la volevo comprare a fine 2022 o 2023, vabbè, no, 2022, e quindi era introvabile. E io cosa ho detto? Ma su Nike c'è la possibilità di fare le Dunk by You, ecco, facciamo la Dunk by You. Inutile dire che rimpiango questa scelta, perché ho una sneaker da distruggere, perché l'ho pagata poco, perché è una Dunk e perché comunque è un colore che ci sta, è identica a quella Kentucky, però davvero sneakered. Perché rimpiango questa scelta? Perché poi la Kentucky l'ha restoccata Nike e adesso si trova su delle cifre, diciamo, basse, sempre sui 300 euro, 350 euro, ma comunque una cifra più abbordabile rispetto ai 600, ai 700 euro che stava. E quindi, tornando indietro, avrei aspettato il restock per poi comprare la vera Dunk Low Kentucky e non questa fake, tra virgolette. Non è fake, perché comunque è sempre Nike, l'ho sempre comprata sul sito ufficiale, ma non è la sneaker che volevo io, ecco. Andiamo avanti con una sneaker alternativa, come ho detto prima, come le Sakai. Stavolta parlo delle New Balance, queste 2002R Protection Pack. Poco da dire su questa scarpa, comodissima, alternativa, come ho detto prima, e secondo me è sottovalutata, perché è una sneaker che era esplosa qualche anno fa. Adesso le New Balance sono tornate molto, diciamo, low cost, nel senso non hanno più questo gran hype che avevano un anno fa, ma io devo dire che, hype o non hype, mi trovo molto bene con questa scarpa, mi piace tanto, e soprattutto il colore, non tanto da dire perché so che a voi non piacerà tanto. Andiamo avanti. Questa, raga, è la mia prima Dunk SB. Dunk SB direte, ma non è una Dunk SB? Invece sì, è una Dunk SB in collaborazione con AF, molto figa. Questa secondo me è l'alternativa alle Dunk Panda. Io devo dire che non ci avevo dato una lira. Appena l'ho vista in negozio ho detto, cavolo, fighissima. Dettagli, perché raga, guardate quanti dettagli ci sono. E quindi ho detto, questa deve essere mia, cioè è una scarpa super clean che la metti veramente con tutto. La suola sail ha i lacci sail, ha quel ricordo, diciamo, vintage che a me piace, bianca e nera, cioè è mettibile con tutto, qualsiasi cosa. E questa qui infatti la sto sfruttando come sneaker jolly. Ho fatto un outfit dove non voglio stare a pensare troppo che sneaker metterci sotto, tac, ci piazzo questa che ci sta sicuramente bene. Quindi secondo me un big up. Non è chunky come le Dunk SB normali, forse è l'unica, una delle poche Dunk SB non chunky con la fodera. La preferisco, è come le altre Dunk, raga, cioè nel senso, io all'inizio preferivo le Dunk così, quindi un po' più slim. Se devo dire la sincera verità, ora magari preferisco forse anche quelle un po' più chunky, però anche queste non le disdegno, rimangono una scarpa valida, soprattutto, ripeto, per la colorazione. Anche questa è una collaborazione, quindi sempre una cosa un po' più di nicchia rispetto a una Dunk Panda che ormai hanno tutti, e quindi molto valida. Andiamo avanti, perché sennò qua stiamo due ore. Andiamo avanti con questa, è un'altra sneaker jolly, più che altro una Beaters. Una Beaters sarebbe la scarpa che utilizzi praticamente per tutti i giorni, sfasciarla, distruggerla fino all'esaurimento. Questa è la mia Beaters, la Vans Knuskool. Vans Knuskool pagata 90 euro, 100 euro, nera, bianca, la metti con tutto. A me piace, le Vans Old School mi erano, cioè, prima di iniziare questa collection io vestivo solo Vans Old School, e quindi quando ero alle medie Vans Old School, questa è la Knuskool che era tornata di moda l'anno scorso, l'ho comprata subito perché è comodissima, raga, comodissima. Scarpa veramente comoda e da distruggere, perché poi ne ricomprerò un'altra se la distruggo, dai, comunque è la sneaker jolly per un po' tutti i giorni. Passiamo alle famigerate Jordan 4, che so che vi piacciono le Jordan 4, e andiamo a vedere queste benedette Jordan 4. La prima Jordan 4 della mia collezione è stata la Jordan 4 Black Canvas. Diciamo che in quel periodo ero
in ansia da Jordan 4. Tutti volevano le Jordan 4, Jordan 4. Io non ne avevo una, non ne avevo una perché fino a quel momento non ne avevo trovata una che mi piacesse. È uscita la Lightning, non l'ho calcolata, poi arrivo anche lì. È uscita la Black Canvas e ho detto è nera, è grigia, è bella. Ricorda molto la Jordan 4 Eminem. Vi metto una foto qui della Jordan 4 Eminem, scarpa dal valore assurdo, si parla più di 100.000 euro di scarpa, vabbè. Unica pecca, forse il materiale. Quando cerco qualcosa faccio fatica a distogliermi dai colori neutri, ho qualche cosa un po' di sgargiante, arancione, giallo, blu, come ho fatto vedere prima, ma rimango molto su questa linea neutrale. Andiamo avanti, sempre con le Jordan 4, perché ormai sono rimaste solo quelle. Qua abbiamo la Jordan 4 Lightning. Questa qui, come ho detto prima, l'ho sottovalutata appena uscita e non l'ho comprata, perché ho detto cos'è questa roba gialla, dai, va là, gialla, con cosa la metto? È fotonica, raga, cioè colori devastanti, se sentite il cincino è perché dentro c'è l'igienizzante di crepe, ve lo faccio vedere, lo trovate sul nostro sito, raga, perché quando ve le mettete, poi ve le cavate, ci mettete dentro questo e la puzza, diciamo, va via, cioè viene assorbita dall'igienizzante. E ovviamente io, come al solito, mi sono svegliato tardi qui su questa sneaker, quindi l'ho pagata più del dovuto, perché appena uscita, chiaramente, valeva poco, tra virgolette, e poi dopo un po' è esplosa e anche il prezzo è iniziato a salire e io però non ce l'ho fatta, l'ho dovuta prendere perché è veramente figa. Colore immondiale. Più la vedevo su Instagram e TikTok negli outfit delle persone e più la volevo, e quindi per colpa di qualcuno che ha fatto outfit belli con questa scarpa poi me la sono comprata anche io. Passiamo alla vetrina, perché qua adesso ci sono le bombette. Iniziamo con quella più recente. Diciamo, forse l'ultima sneaker che ho acquistato e che ho inserito nella mia collezione, la Jordan 3 Balvin. Questa è mondiale, prima Jordan 3 della mia collezione, e devo dire mi ci sto trovando tanto bene con le Jordan 3. Mi piace molto sia la silhouette abbinata nell'outfit, sia il colore e soprattutto la collaborazione che c'è su questa sneaker. Che dire, cioè, per me la sneaker migliore del 2023 a mani basse, aggiungo elegante. Siamo rimasti alle ultime tre. Qui adesso ci sono le bombe della mia collezione. Mamma mia, sto sudando. Ormai ho finito questo video, non vedo l'ora di finirlo. Sto veramente facendo una seconda doccia. Parliamo della sneaker bomba, diciamo, che ho in collezione da più tempo. Questa, raga, è una forse delle prime tre sneaker che ho aggiunto alla mia collezione. Sono orgoglioso di averla in collezione, ma sono orgoglioso di averla distrutta e disintegrata quando ce l'avevo. Adesso ve la faccio vedere. Si tratta ovviamente della Sean Waterspoon Air Max 1/97, questa unione tra due modelli creata appunto da Sean Waterspoon. Questo è stato un grail assoluto e lo è tuttora, un grail assoluto di moltissimi collezionisti, ma soprattutto nel 2017-18, quando è uscita, raga, la volevano tutti, la volevano, me compreso. Costicchiava e anche qui sono stato un polletto, si può dire. Perché? Perché questa sneaker è uscita, appena è uscita, si, diciamo, aggirava intorno ai 500-400 euro. Poi Sean Waterspoon un giorno si è svegliato e ha detto: ma io non collaborerò mai più con Nike. E da quel momento lì, da 400-500, questa sneaker è cresciuta fino a 1000 euro. E io poi ho detto: che cavolo faccio adesso? Che costa 1000 euro? Ho trovato un paio un pelo usato e quindi ho detto ne approfitto, subito la compro a 450-500 euro, non mi ricordo quanto esattamente, l'ho presa subito. Anche questa l'ho mandata al mio amico Jacopo De Carli ben due volte, sì, due volte gliel'ho mandata, e dopo la seconda volta l'ho presa, l'ho messa qui al suo posticino e ho deciso di metterla proprio raramente. Adesso da un bel po' che non la metto, però va bene anche così, perché comunque l'ho utilizzata, l'ho distrutta, l'ho disintegrata, ho i ricordi legati a quel periodo, al momento rimane lì. Parliamo adesso delle altre due, che sono altre due bombette, queste un po' più recenti, queste le utilizzo anche
quotidianamente, se si può dire quotidianamente, comunque le utilizzo più della Sean Waterspoon. La prima di cui voglio parlare è la Travis. Jordan 1 Reverse Mocha, Jordan 1 Low Reverse Mocha, in collaborazione ovviamente con Travis. Qui ho già detto tutto nel video unboxing che abbiamo registrato, che è uscito anche recentemente, andatelo a vedere se non l'avete visto. Scarpa clean, elegante, molto figa, regalata dalla mia morosa nella collezione, quindi big love alla mia ragazza che me l'ha regalata per l'anniversario, tanta tanta roba, la ringrazio molto per questo, perché comunque è una sneaker di cui mi sono innamorato. Appena uscita non gli avevo dato tutto questo peso e non mi faceva troppo impazzire, come ho detto sempre nel video unboxing. Dopo un po' è diventato quel grail che volevo in collezione. Anche questa, come ho detto, per la Balvin la sto usando in delle occasioni parecchio eleganti, perché comunque è una scarpa slim che sta molto bene appunto con degli abiti anche eleganti, però la utilizzo anche in degli outfit un po' più streetwear. Tanta tanta roba. Direi di passare all'ultima, forse il mio grail assoluto, la Jordan 4 in collaborazione con Off-White. Questa una sneaker sognata e desiderata da tantissimi, e anche da me ovviamente. Forse la sneaker che ho pagato di più in assoluto nella mia collezione, ben 1000 euro l'ho pagata, adesso vale molto di più, ovviamente nuova, non così usata, anche perché il problema di questa sneaker è che utilizzandola si bagatta, cioè è delicatissima. L'avevamo detto anche nel video unboxing che abbiamo registrato, andate a vedere il video unboxing che abbiamo fatto nella Jordan 4 per Off-White, anche lì avevamo detto che era molto delicata come sneaker. Io ripeto, avendola utilizzata e utilizzandola tuttora, riconosco che sia una sneaker molto delicata, veramente tanto delicata, una delle più delicate che ho in collezione, e infatti la utilizzo poco, però quando la utilizzo sono tanto contento, perché è tanta tanta roba. Peccato che sia ingiallita, come vedete la retina, la linguetta e i passalacci sono un po' ingialliti, anche la parte posteriore, però raga, sono i segni dell'usura e del tempo. Qui è diventata praticamente nera perché si è infiltrata un po' di sporco, però rimane comunque una scarpa anche così molto figa, molto bella. Ve le ho fatte vedere tutte. Io direi di chiudere il video. Oggi mi avete visto da solo, perché questa era la mia sneaker collection e quindi non potevo farla col centralino, ma venerdì questa settimana arriva il video della sneakers collection del centralino, dove appunto ci sarà solo lui e parlerà della sua sneakers collection. Continuate a seguirci per non perdervi questi video. Io vi saluto dal BAT, è tutto, ci vediamo nel prossimo video.